È molto delicato rispondere alle domande delle persone con cui stiamo interagendo. Come possiamo fare per mantenere sana la relazione? Lo vediamo nel video. Quando interagiamo con le persone, magari durante una riunione, durante un tête-à-tête o durante una conferenza, un video meeting, a volte riceviamo domande che ci fanno piacere, a volte domande invece che ci possono irritare. Io distingo tra domande istrione e domande. Le domande istrione sono le domande di chi in realtà ha bisogno di mettersi in mostra. Ha bisogno magari di confutare l'idea della persona che sta parlando e quindi di controbattere quello che tu stai dicendo per dimostrare di essere in una posizione migliore e di saperla più lunga. Per lo più queste domande tendono a configurarsi come un comizio. Iniziano a parlare, a un certo punto tu senti il bisogno di interrompere e dire: chiedo scusa, possiamo arrivare alla domanda così poi permettiamo a tutte le persone di poter partecipare e di poter fare altre domande. È molto importante dire a tutte le persone. Perché? Perché dire semplicemente a tutti è troppo generico. Le persone sono importanti ed è opportuno evitare a tutta la gente o alla gente presente in sala. Gente, infatti, è un termine troppo generico che sta ad indicare un agglomerato indefinito, quasi non umano. Invece è importante che ciascuno dei presenti si senta persona. L'altro tipo di domanda, invece, è appunto la domanda. Ecco, questa è espressione di un vero bisogno di approfondimento. Questo è indicativo del fatto che abbiamo davanti una persona che probabilmente davvero non sa l'argomento o lo vuole conoscere di più, lo vuole conoscere meglio. Ecco, a questa domanda ci sono modi in cui dobbiamo assolutamente evitare di rispondere o reagire. Distinguiamo tra due momenti. Mentre stiamo ricevendo la domanda e non appena iniziamo a rispondere alla domanda. Mentre stiamo ricevendo la domanda, il nostro atteggiamento deve essere neutro. Quindi rilassiamo la bocca e sentiamo, per rilassare la bocca, che la nostra lingua è rilassata e cade naturalmente all'interno della bocca. Per il resto evitiamo di sollevare le sopracciglia, sbuffare, guardare la persona in tralice, guardare altrove, cominciare a tentennare. Ecco, questi sono tutti atteggiamenti che possono inibire la domanda e che già stanno esprimendo un giudizio e dunque una connotazione verso la domanda. Spesso la connotazione verso la domanda si trasmette direttamente sulla persona. E poi c'è il momento in cui stiamo per rispondere. Evitiamo di dire frasi del tipo "bah, guardi", oppure inspirare profondamente come se ci avesse dato fastidio la richiesta della persona che abbiamo davanti, o cominciare a dire "ma io non direi questo". Questo non va bene, perché ancora una volta andiamo a connotare la domanda e quindi nel sentire della persona, la persona stessa. È un diritto delle persone fare domande. È un diritto sentirsi in deficit di conoscenza o di esperienza. Se noi teniamo un atteggiamento neutro verso le persone, di reale interesse, le persone si sentono ascoltate, si sentono considerate e la relazione ci guadagna. Chiediamoci piuttosto se il nostro eventuale atteggiamento di insofferenza verso una domanda non sia il risultato di una qualche minima impreparazione, di una qualche insicurezza. O magari cominciamo a sentire che forse avrei dovuto spiegare meglio quella cosa, avrei dovuto dirla diversamente. Vediamo ora che cosa è opportuno fare. Un po' l'abbiamo detto prima, e cioè quello di tenere un atteggiamento neutro. Vuol dire che dobbiamo rilassarci, rilassare la bocca, rilassare la lingua all'interno della bocca e cominciare ad avere percezione di eventuali tensioni sulle spalle.
ci aiuta anche dunque a rilassare le braccia, lasciarle cadere, se necessario anche abbandonarle, come non fossero più nostre. Assumere un atteggiamento di vero interesse. Ci deve davvero interessare quello che dice la persona, quello che sta chiedendoci, e quindi guardarla negli occhi. Opportuno anche, se la domanda è un po' lunghetta, annuire leggermente con la testa. Che cosa significa? Che siamo d'accordo con quello che dice la persona? Semplicemente che stiamo capendo. E poi diamo la nostra risposta. Un ultimo suggerimento. Eviterei di dare il giudizio sulle domande, ma anche i giudizi positivi. Per esempio, questa è una domanda intelligente. Questa è una considerazione importante. A meno che non sia l'unica domanda della serata o dell'incontro, della riunione o del video meeting, se facciamo questa sottolineatura su solamente una o solo alcune delle domande che riceviamo, il sottotesto sarebbe: tutte le altre sono sciocchezze. Continua a seguirmi qui su YouTube, seguimi sul mio blog su stefanotodeschi.com e condividi questo video se l'hai trovato utile. Buon lavoro!